Enzo Delle Monache, oggi si presenta la seconda edizione dell'Abruzzo Book Festival. Sì, domenica 30 giugno ci sarà la seconda edizione di questo evento, nato dalla fantasia di un gruppo di amici lo scorso anno. Iniziamo alle 3 di pomeriggio di domenica 30 con la cerimonia di apertura e poi ci sarà una carrellata di incontri con 38 autori abruzzesi e delle loro case editrici, quindi l'editoria e la letteratura abruzzese portata in un'unica cornice sul balcone d'Abruzzo, insieme però a laboratori di ragazzi, laboratori ludico-culturali e artistici e a tanti quadri. Ci saranno estemporanee di pittura, ci sarà una mostra collettiva, al momento sono oltre 50 già gli autori e i pittori che hanno aderito, quindi sarà una festa all'insegna dell'abruzzesità, quindi si parlerà di libri, di arte e di ragazzi. Quali saranno gli autori presenti? Sono tanti, sono degli ospiti anche importanti. Avremo Igor De Amicis, per dirne uno, che sta traducendo in tutto il mondo, in spagnolo, in altre lingue, quindi è una delle eccellenze abruzzesi. Ci sarà Antonio Masseroni, ma per dirne uno, senza voler far torto a tutti gli altri, perché quest'anno abbiamo davvero 38 bravissimi autori, tantissimi buoni libri da scoprire, da conoscere, tutti insieme. Valeria Manelli, assessore alla cultura al comune di Castellalto, anche quest'anno insomma una seconda edizione per riscoprire anche l'Abruzzo. Eh sì, la seconda edizione di Abruzzo Book Festival, il festival dei libri dedicato all'editoria abruzzese, che è sicuramente in rapida evoluzione nell'ultimo periodo. E sarà rivolto sia agli adulti, ma ci sarà un ampio spazio dedicato ai ragazzi con i laboratori che si terranno nel pomeriggio. Laboratori che sono stati coordinati da Donatella Toletti, autrice del blog Mamma dove mi porti, Abruzzo dintorni. Ci saranno anche mostre di pittura. Sì, ci saranno mostre di pittura, ma non solo, anche un'estemporanea di pittura che partirà la mattina dalle 8, dove i pittori dipingeranno sul tema del decennale del terremoto dell'Aquila e altri invece esporranno i loro quadri per tutto il borgo.